Ragazzi, bentornati. Spero voi abbiate già visto il video per creare la base dell'outfit per quanto riguarda il personaggio uomo e donna a questo punto, perché l'abbiamo creato entrambi. Andatevi a trovare nel canale, se no altrimenti a fine video vi metto i link che trovate anche in descrizione di collegamento, sia se voi volete usare il personaggio donna, ossia se voi vogliate usare il personaggio uomo. Una volta creata la base per l'uomo o per la donna, potremo andare a crearci il nostro outfit. Da qui, ragazzi, da questa base che abbiamo creato ora. Ragazzi, in questo caso andiamo a vedere come crearci effettivamente la base del nostro outfit. Non dovremo far altro che andare a scegliere innanzitutto i loghi che vorremmo mettere sul nostro outfit, perché come vi ho detto, anche per il PG donna dovremo partire con i loghi. Fondamenta del nostro outfit saranno i loghi. In questo caso io mi vado a scegliere i loghi. Li posso andare a prendere da qualsiasi outfit, ovviamente li contenga, sia Racing, sia motociclista. In questo caso andrò a mettere questi, ragazzi. Questi loghi qua e me li vado a salvare sulla console 1. Quindi ho a questo punto la base che ho creato sulla console 2, i loghi che ho scelto per il mio outfit sulla console 1 e devo andare a prepararmi il merge. Il merge, ragazzi, non faremo altro che andare a indossare una maglietta che sarà, come vi ripeto, la base del nostro outfit. Andremo su magliette, maglietta verde a V, e questo, ragazzi, ce lo mettiamo su merge. Quindi, ricapitolando, abbiamo merch, outfit, questo con maglietta verde, ragazzi. Console 1, i loghi che abbiamo scelto per il nostro outfit. Console 2, la base che abbiamo creato in precedenza. Ora, raga, non ci resta che andare di nuovo a fare il nostro beef. Allora, ragazzi, ripartiamo col nostro beef. Andiamo a mettere il vestito. Abbiamo preparato sulla console C1 e console 1. Andiamo a indossare il paracadute sempre Israele, ragazzi. Lo indossiamo. Rotellina gialla in basso a destra. Attiviamo il nostro Netcat. Accediamo dalla console 2. Indossiamo l'outfit abbiamo preparato sulla console 2. E torniamo alla storia. Ragazzi, ve lo faccio vedere. Poi, accedendo con lo stesso account da un'altra console. E nel frattempo questa mi rimane online perché ho attivato Netcat. Ragazzi, se non vi fa questo che vedete a schermo, è perché probabilmente non avete collegato in hotspot la console 1, il PC con lo stesso hotspot, la console 2 collegata con un'altra rete. Quindi dovete collegare la console 1 in hotspot col cellulare, PC in hotspot col cellulare, aprite Netcat sul PC e troverete collegata alla stessa rete del PC a quel punto solo la PlayStation, perché se sono collegate solo PlayStation e PC al cellulare in hotspot. La console 2 è collegata al wifi normale, quindi se non vi fa quello che state vedendo a schermo probabilmente è perché non avete fatto questo passaggio. Ma il Netcat è sempre così, va collegato in hotspot la console 1 e il PC allo stesso dispositivo da cui prendete la connessione in hotspot. La console 2 può essere collegata a qualsiasi cosa. Raga, nella console 2 metto outfit console 2.
Chiudo tutto, rotellina gialla e seleziono il personaggio della storia. Appena vedo il flash sulla console 2, vado a togliere il paracadute della console 1. Rotellina gialla e riattivo Netcat. Mi butta fuori nella storia, nessun problema. L'importante è che ha salvato. Tolgo il paracadute, avete visto il flash? Rotellina gialla, riattivo Netcat. Mi butta fuori perché si rende conto che qualcun altro è acceduto da un'altra console con lo stesso account. È normalissimo, raga. Io vado a rientrare nella console 1. Tanto, come vedete, in alto a destra io ho messo già in pausa la storia nella console 2 e sono già pronto per il prossimo beef. Vado a riaccedere a GTA e ovviamente mi butterà fuori. Mi darà un errore e mi manderà in storia. Raga, eccoci in storia. Io questo passaggio ve lo faccio vedere adesso, raga, perché dopo ve li taglio. È inutile che stiamo a fare ogni beef a vedere quello che si fa. L'importante è che voi vediate quale paracadute metto, se classico Israele, quale paio d'occhiali in caso dei caschetti, quale guanti in caso dei borzoni. Ma per lo più useremo paracadute classico e Israele. Raga, dalla storia, semplicemente ce ne andiamo in una pubblica, ovviamente. Aspetteremo che recuperi il PSN, altrimenti non ci manderà mai online. Se vi dà problemi che non vi fa andare online, fate una verifica connessione. Quindi andate sulla dashboard della PlayStation, impostazioni, rete, verifica connessione. Gliela fate fare, quando avete finito di fare la verifica connessione, tornate in storia di GTA e vedrete che vi manda online. Questa volta è in pubblica, raga, perché dovremo andare nello sbirro corrotto a mergiare la maglietta verde che abbiamo preparato sul merge e il beef appena ottenuto, che ora disponeremo online con il completo C1 e C2 mischiati dal beef. Questo risultato del beef lo andiamo a mergiare nello sbirro corrotto e andiamo a ottenere i nostri loghi come base del nostro outfit. Raga, questo è come esponeremo online in una sessione pubblica, vi ricordo, perché ci serve fare lo sbirro corrotto. Questo è come esponeremo online al termine del nostro primo beef, sia dove abbiamo messo i loghi sul nostro outfit. E andiamo direttamente nello sbirro corrotto. Dallo sbirro corrotto, ragazzi, se voi mettete sala d'attesa chiusa, sarete sempre host. Io ve lo consiglio perché a volte mettono abbigliamento classico, a volte non lo avviano proprio. Fate in modo di essere voi l'host, in modo che mettete abbigliamento in possesso, conferma impostazioni, sala d'attesa la mettiamo aperta da qui, quindi voi in caso andate su option, opzioni, e andate a impostarvi sala d'attesa chiusa. Avviate lo sbirro corrotto e sarete sempre host, poi dopo magari ve lo faccio vedere. Invitiamo automaticamente, aspettiamo che entra qualcuno per farci fare questo merge, che ci aiuta. Benissimo, raga, abbiamo lo sbirro corrotto. E se voi fate caso, io il merge l'ho salvato sullo slot 1. Il merge va sempre salvato o nello slot 20 o nello slot 1, perché voi quando entrate nello sbirro corrotto, la prima cosa che dovete trovare premendo freccetta sinistra, freccetta destra, sarà il vostro merge. Io, avendolo salvato nello slot 1, vado freccetta destra e me lo trovo subito. Faccio freccetta sinistra, torno sull'attuale e mi sono trasferito i miei loghi. Raga, subito dal creatore mi vado a creare una sessione sulla Invidi, subito. Non è indispensabile, comunque vado a creare una sessione sulla Invidi. Appena spawnato, raga, me ne vado al negozio di abbigliamento e mi vado a salvare questo outfit sullo slot
della C1. Ovviamente tolgo l'accessorio che ho messo nello sbirro corrotto. E me lo salvo sulla C1. Abbiamo appena creato i loghi come base del nostro outfit.